benvenuti a tutti, fa piacere vedere così tante persone in questa occasione. Siamo qui per presentare l'opera realizzata da Pasquale Danilo, Giulio Filomena e Michele Ruscello dal titolo Semplificare per divertire, formare e allenare con la pallavolo. Un'autentica Bibbia pensata per chi decide di avvicinarsi al volley S3 e l'attività motore con i bambini. Io prima di passare la parola ai protagonisti vorrei invitare qui il presidente Stefano Aquino per un saluto. Assessore, prego, venga. Sì, sì. Perché? Ah. Ok, allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Cosa dire? Vi racconto solo un piccolo aneddoto iniziale per farvi capire. Quando ho saputo della pubblicazione di questo libro, dico, vabbè, dobbiamo farne la presentazione come comitato territoriale, visto che due dei nostri migliori docenti, nonché allenatori del territorio, sono dell'Irpinia Sannio, e il terzo è come se lo fosse. E ci fu una laconica risata, perché in effetti Pasquale, anche se non ha mai allenato da queste parti, però è sempre stato vicino, sia per il ruolo di responsabile degli allenatori campani, sia poi nelle varie collaborazioni che ha avuto comunque con a stretto contatto con gli allenatori della zona, è sempre stato disponibile, e quindi diciamo che io li considero tutti e tre del territorio, insomma. Poi siamo tutti e tre campani, insomma, siamo in una realtà in cui la pallavolo vive alti e bassi, vive ovviamente, come dicevo adesso con gli amici di Calitri e con quelli di Ariano, una difficoltà per il nostro territorio, che è molto ampio e quindi variegato nell'ambito delle strutture e delle società, e questo si contrappone in Campania a dei luoghi invece dove c'è un'alta densità, per cui praticamente si riescono a svolgere attività quasi a livello di quartiere. Ma il problema di fondo è quello che manca oggi, è una forte qualificazione non solo nella pallavolo, ma nell'avvio, nella possibilità, diciamo, di iniziare a muovere i primi passi nel mondo dello sport, indipendentemente da quello che può essere il talento o l'idoneità dei ragazzini, insomma, rispetto a quello che può essere il futuro. Io sono felice che ci possa essere questa pubblicazione che ho letto e che mi è molto piaciuta, perché ha una parte più descrittiva, più teorica, contrappone anche degli esercizi, insomma, la possibilità di degli spunti di allenamento. C'è una parte dedicata al sitting volley che sta prendendo diciamo campo nell'ambito della pallavolo, proprio perché consente di coinvolgere anche persone, diciamo, diversamente abili. E nulla, io mi auguro che possa essere l'inizio di un percorso nel quale, partendo da queste esperienze di questi nostri autori, lo spunto per le nostre società del territorio faccia migliorare sia, diciamo, la qualità tecnica, ma soprattutto proprio l'approccio alla prima fase iniziale dell'attività pallavolistica. Non dico altro, vi ringrazio di nuovo e lascio la parola a Sabino. Certamente che sì, buongiorno a tutti, sono venuto molto volentieri a questa presentazione, al di là del fatto che comunque ho rivisto degli amici che non vedevo da tanto tempo e poi degli amici che hanno dato tanto la pallavolo, non voglio sottovalutare gli altri che sono più giovani. E niente, io diciamo che abbiamo sempre parlato, forse pure con Giulio Filomeno, di poter eventualmente scrivere un libro, di poter dare la nostra esperienza
a quello che è l'ambiente pallavolistico, finalmente è stato fatto con, da tre autorevoli, come dire, allenatori che tanto hanno dato alla pallavolo. Io spero che possa crescere tantissimo nella nostra provincia e nell'altra regione. Io per quello che posso fare mi metto a disposizione. Posso dire solamente che io ancora alleno in palestra e mi fa tanto piacere allenare. Vorrei andare via, ma è la passione della pallavolo che mi porta, dei giovani soprattutto, che mi porta. Ed è importante aver scritto un libro per i giovani, perché hanno tanto bisogno di essere condotti e seguiti da persone molto qualificate. Grazie. Assolutamente. Se posso rompere il protocollo per 30 secondi. Anche per 10 minuti. Tempo fa ho inviato a Geppino una foto. Dove lui è entrato. Avvicina il microfono, avvicina di. Sì, sì. Chiedo scusa se rompo il protocollo per 30 secondi. Assolutamente. Tempo fa, ogni tanto, io mi diletto nelle mie ricerche dei cassetti pieni. Quindi trovo delle foto e le invio, perché sono documenti che non devi tenere stretti, ma devi anche ridargli che è stato protagonista. Ho inviato a Geppino una foto semplificativa, dove lui è ritratto ad Ariano durante il memorial per Gerardo, dove tu sei impegnato a convincere una bambina che era possibile svolgere delle azioni tecniche in maniera positiva, e lo facevi in un modo così convincente che effettivamente la bambina, che non voleva più partecipare al gioco, è rientrata in campo in modo molto convinto ed entusiasta. E credo che ricordi qual è questa foto. E quello è veramente il documento, e io ho scritto sotto per commentare la pazienza di educare. Grazie a tutti, Pino. Nel frattempo saluto il sindaco Festa. Sindaco, può venire un po' al tavolo? No, tranquillo, sono in piedi io, c'ho così. Buongiorno a tutti. Io devo dire, ho guardato il libro e ho avuto un po' di nostalgia. Nel senso che noi abbiamo un po' perso la tradizione che avevamo di pallavolo, anche un po' di basket, la stiamo riprendendo, però di atletica. Cioè, noi abbiamo avuto anni di grandi presenze, e mi ricordavo anche la pallavolo, Mario Argeni, cioè, ricordavo la Serie A Catania, quando andò, credo in A2, andò a Quarcozzillo, visto che buona memoria. E ottima. Devo dire che anche attraverso un libro, attraverso l'azione che poi non ho mai perso gli appassionati, noi prima abbiamo mantenuto viva la fiammella, oggi abbiamo l'esigenza di appiccare un incendio, perché vi parla un tifoso di calcio, mi confesso, ex giocatore di basket. Noi abbiamo bisogno di riportare lo sport non solo al centro della vita cittadina, ma abbiamo bisogno anche di dare prospettive ai ragazzi. Gli esempi che ho portato ci rappresentano anche delle speranze e dei sogni che i ragazzi possono vivere. Abbiamo fatto anche passi avanti importanti rispetto alle strutture sportive, certo, c'è sempre da migliorare, però io a volte mi guardo intorno e dico, tutto sommato, possiamo implementarlo, ma non abbiamo una grande carenza di strutture. Quello che serve è un maggiore impegno nelle scuole, che la filiera è quella. I professori di educazione fisica cercano di trasferire queste passioni sportive ai ragazzi. Le società, e io so quanto costa avere una società, un'associazione, che è un vero problema, perché è chiaro che tu riesci a mantenere lo sport se i costi che devi affrontare sono sostenibili, cosa che purtroppo oggi è complicata, non c'è più, anche a livello di federazione, non c'è più l'idea di uno sport per divertirsi, per associare e fare comunità. Ormai è tutto business,
Ora non faccio il moralista, però noi avremo bisogno anche di un aiuto da parte della federazione, perché se tu mantieni i costi troppo alti, solo per tesserare, vi parlo del basket, per fare un campionato, diciamo, decente, tu solo per tesserare spendi all'anno 30-40 mila euro. Che improponibile. Poi c'è le palestre, perché i comuni giustamente non possono che far pagare, e attenzione, quello che le associazioni affrontano come costo è il 30% del costo vero, ma comunque è un costo. E poi c'è le trasferte, c'è gli istruttori, c'è un mondo. A queste condizioni è complicato, per quanto tu voglia farlo con passione, mi rendo conto che è complicato. E poi magari se c'è uno sponsor c'è il problema, lo sponsor dove è uscito, e non parlo a caso. È ovvio che in queste condizioni noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo di appassionati che comunque si impegnano tra tante difficoltà. Come ricordo, lo sport è anche il momento in cui le famiglie si incontrano con i figli. Io lo vivo da genitore, quei pochi momenti che riesco a dedicare al mio figlio magari sono quelli, a parte quando andiamo a vedere partite, quando gioca. Quindi lo sport ha anche solo un valore sociale, ma anche un valore familiare. Io credo che in questo momento tutti debbano fare qualcosa in più. Noi come amministrazione, le federazioni devono immaginare che non, o i CONI magari, cioè non possono tenere così alti i costi di gestione, così come le varie leghe, perché ormai mi sembra che sia diventato, anche lo sport sia diventato un modo per fare soldi da parte di leghe o federazioni. Non può essere più questo. Forse anche il governo dovrebbe intervenire. Se noi immaginiamo che lo sport sia un veicolo di socialità, di aggregazione, e diciamo spesso serve a tenere lontani i ragazzi dal imboccare cattive strade, se questo è il motivo, allora dobbiamo fare tutti qualcosa in più. Noi qui abbiamo tutte le condizioni per farlo. Ci manca un po' la pallavolo, ci manca, io lo dico da sportivo, ci manca. Ora non per forza la Serie A, che pure abbiamo vissuto con grandi risultati, sì. Però almeno che ci possa essere la prospettiva di prime squadre di livello, cioè medio-alto, questa ci manca un po'. Poi noi abbiamo sempre avuto una buona tradizione anche di pallavolo, i tre sport, i quattro più diffusi erano calcio, basket, pallavolo e atletica in generale. Quindi che si possa ripartire, che anche un libro possa rappresentare un momento di ripresa e rinascita, io lo vedo con grande piacere. Quello che posso dire, qui abbiamo anche assessore nonché sportivo pallavolo, abbiamo cestista e il pallavolista, noi diciamo all'interno della giunta abbiamo più o meno coperto un po' ci manca l'atletica, anche perché gli altri assessori non c'hanno il fisico. L'altro assessore, diciamo, c'è un po' Genovese che rappresenta il calcio, però Nostrano Negrone non è proprio un atleta, quindi da questo punto di vista ci manca l'atleta, ma scherzi a parte, noi stiamo facendo il nostro, stiamo anche provando a rilanciare strutture per metterle a disposizione della nostra realtà, però serve anche l'aiuto degli altri, anche delle realtà locali, imprenditoriali che devono sostenere le attività sportive, perché non c'è niente di male, con finalità sociali. Io su questo batto moltissimo, perché reputo che veramente lo sport rappresenti uno dei pochi strumenti che ormai sono rimasti, perché poi i ragazzi in realtà hanno ambizioni, velleità, e c'è magari chi frequenta l'Azione Cattolica, però chi vuole fare da grande il calciatore o lo sportivo è evidente che immagina che il suo futuro possa essere rappresentato da una disciplina professionistica. L'auspicio è che dopo questi anni di consolidamento noi abbiamo evitato che si perdesse una storia. Noi come comunità o anche come mondo, in questo caso dei pallavolisti, abbiamo evitato che si perdesse una storia, perché può capitare che si perda la storia. L'impegno per i prossimi anni di tutti deve essere quello della ripresa, con difficoltà, con sacrifici, però abbiamo sempre dimostrato di potercela fare. Questa è la good news. Noi come realtà cittadina e anche provinciale abbiamo sempre dimostrato
di potercela fare. Io vorrei che tornasse anche lo sport nei paesi. Io ho sempre detto che la vera risorsa del nostro territorio in realtà è rappresentata dall'Irpinia, perché la città non riesce a sostenere tutte le discipline, non ce la fa, anche perché 50.000 abitanti non possono esprimere tutti i talenti. Noi abbiamo bisogno, e anche in questo le federazioni potrebbero essere utili, di riportare lo sport in provincia, non solo il calcio. Tra l'altro, paradossalmente, è più complicato avere uno stadio, un campo sportivo, che una palestra dove fare basket, pallavolo o atletica. Se ci pensiamo, è molto più complicata anche la gestione di impianti così grandi, perché mentre a calcio per strada giochi con due pietre, è vero, e non puoi fare basket, pallavolo o atletica, però in ogni paese, in ogni comune c'è almeno una palestra, una c'è. Sarebbe importante che arrivasse la promozione, si tornasse a promuovere sport nelle palestre in provincia. Spesso lì c'è realmente chi ha più fame, chi ha più voglia di emergere, chi ha più voglia anche di sacrificarsi. Questo credo possa essere l'impegno che come istituzioni tutte, ripeto, noi facciamo la nostra parte, lo facciamo volentieri, convintamente, spero che arrivi questo messaggio e che ci possa essere questo impegno, perché lì noi abbiamo un grande tesoro, una grande risorsa, dobbiamo solo saperla valorizzare. Serve buona volontà, abbiamo anche le competenze per farlo, serve impegno e io credo che ce la possiamo fare. Per ora, grazie e buon lavoro. Io vado a fare un po' il papà, ne approfitto, faccio un po' il papà oggi che è sabato. Quindi non il sindaco. Leggendo il libro in questi giorni c'è stato un passaggio particolare della premessa dei tre autori che mi ha colpito molto. Siamo tre docenti che non sanno se sono stati prestati alla pallavolo o viceversa. Il perché di questa premessa? Chi vuole rispondere? Vabbè, democraticamente come sempre, insomma. Tra noi tre vige una regola, praticamente 2 a 1 vince il 2, quindi quando due persone decidono una cosa non ci sta niente da fare, chi soccombe deve procedere. E spesso però questo accordo è preventivo, per cui il discorso di vediamo chi deve fare questo, chi deve fare quest'altro, è una burla, perché già si è deciso chi è che deve fare, e allora si dice a chi ha pensato che deve farla Giulio, per esempio, allora fa Giulio. Sì. Va bene, allora, ecco, hanno deciso che devo rispondere io a questa domanda. Bene, allora, è uno dei motivi per cui abbiamo realizzato questo lavoro, proprio perché vogliamo trasmettere, cosa che facciamo da tanti anni, insomma, ecco, nella premessa, o per meglio dire nell'abstract del libro c'è scritto quello che stiamo facendo da 40 anni circa, siamo abituati anche a prenderci in giro mentre si fanno le cose, quindi non vi meravigliate se c'è qualche mormorio sotto, perché sono le battutine che si fanno. E l'amicizia che ci lega da una vita e che cerchiamo di far capire a tutti quanti i giovani allenatori che partecipano ai vari corsi, che la stima e l'amicizia devono essere alla base del rapporto dello sportivo, per cui chi con delle competenze, chi con delle altre, ci aiutiamo, ci diamo man forte, sopperiamo in questo modo alle varie difficoltà e carenze che ci possono essere. E quindi questo valore dell'amicizia ci ha portato a non capire se è stato la pallavolo, se è stato il lavoro. L'importante è che tra di noi si è creato un rapporto di stima e di amicizia veramente fraterno, che ci consente, anche se a distanza, di poter lavorare, di poterci vedere quella rara volta, tipo oggi, in occasione di qualche evento, e poter cercare di trasmettere, perché l'aspetto fondamentale che noi abbiamo voluto dare, l'impronta che abbiamo voluto dare, è quello di cercare di aiutare i giovani, coloro i quali si avvicinano al mondo dell'insegnamento, sia esso scolastico, sia esso sportivo,
la possibilità di avere una traccia, una linea che possa aiutarli a, a capire quello che fanno, perché lo fanno, come lo fanno e quando lo fanno. Questo è importante. Poi dopo, casomai, per qualche altra domanda potremo approfondire. Ci sta già il professore Filomena che vuole intervenire. Che ci vede, che rompe, rompe, lui non rompe solamente i, rompe. Ma non ci deve essere copione, quindi va bene. E allora, il professore Filomena vuole rompere un'altra volta il protocollo. Ed è giusto così. Bene, bene, tutti. Andate a vedere. Facce amiche che ti ricollegano, non a ricordi nostalgici, ma a esperienze pregnanti, e quindi alcune confidenze ce le possiamo fare. Noi siamo, come diceva Michele, tre località molto lontane dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista, diciamo, della comunicazione non c'è più distanza. La maggioranza vince. Loro coalizzano sempre, questo è bene che si sa, ecco perché volevo intervenire. Nonostante Aversa sia una città normanna, Ariano è una città normanna e dovrebbe stare dalla mia parte, invece Pasquale comunque coalizza sempre con Michele. Io volevo aggiungere solamente una cosa: Michele ha detto una cosa fondamentale, l'amicizia che ci lega, ma non per rinnovare il libro cuore, veramente in questa sala ci sono veramente degli amici e noi veramente siamo amici. Ma c'è stato un altro aspetto che il sindaco è andato via, che è stato determinante dai 40 anni di conoscenza tra di noi. C'è stato anche un sano agonismo culturale. Cosa voglio dire? Se io anni fa mi interessavo di un aspetto, chiamavo Michele e dicevo: Michele, questo aspetto di fisiologia tu che ne pensi possa essere realizzato in questi termini? Michele si faceva una piega, dopo due giorni mi chiamava e diceva: senti, quell'aspetto l'ho analizzato e io ti mando la mia relazione, confrontiamo le riflessioni che tu hai fatto. Così si faceva con Pasquale e alla fine noi uscivamo con una presentazione di un argomento dove tutti e tre avevamo messo mano, perché lui scriveva, io dovevo fare qualcosa che fosse adeguato, se poteva essere integrato e migliorato ancora di più. Quindi questo lo dico a qualche giovane presente in sala, ci deve essere anche questo, una sana competizione culturale che non deve essere la presunzione assoluta del sapere, ma nella condivisione per poi arrivare effettivamente ad un'esperienza comune. È scappato, va bene. Lo riprendiamo. Michele, com'è nata questa idea di questo manuale? Soprattutto parlavamo prima microfoni spenti, un manuale fatto per arrivare a tutti, per arrivare non solo a chi ha le competenze ma anche a chi si vuole avvicinare subito a questo sport. Beh, proprio questo l'obiettivo, non a chi già ha le competenze. Chi ha già le competenze non ha bisogno di leggere questo libro, però proponiamo a coloro i quali hanno le competenze, che quindi non hanno bisogno del libro, di conoscerlo per suggerirlo eventualmente a chi collabora con loro, che si appresta a collaborare con loro, per cercare di avere una linea un po' più semplice, perché uno degli aspetti fondamentali che abbiamo preso in considerazione e che da anni cerchiamo di portare avanti anche in seno alla federazione è che molte volte, se non sempre, che cosa succede nella pratica sportiva? Nella pratica sportiva succede che in tutte le discipline sportive, sia ben chiaro, e non solo nella pallavolo, il settore giovanile, il settore che dovrebbe essere il vivaio, dovrebbe essere di formazione per le varie squadre, viene affidato di solito al giovane che si avvicina alla società, che vuole dare una mano, vuole contribuire e che quindi si affida
il gruppo di ragazzini dai 6 anni, 5-6 anni in su, a questi giovani che stanno imparando, che si stanno avvicinando. E questo purtroppo è un errore grossissimo che non è assolutamente concepibile da poter portare avanti. E allora uno dei nostri obiettivi è stato quello di cercare di far capire a queste persone che si avvicinano, che non hanno ancora le competenze, quali sono i concetti base, quelli prioritari che devono necessariamente essere nel bagaglio culturale di un docente, di un istruttore, di un allenatore, per poter affrontare l'allenamento nei tempi e nei modi dovuti. Il perché poi è importante questo? È importante perché nel leggere queste poche pagine che abbiamo predisposto, cerchiamo di far capire l'importanza delle attività motorie svolte in una determinata fascia di età, che cosa possono sviluppare, quali possono essere i benefici di una attività motoria correttamente impostata e insegnata, proprio cercando di evitare, come diceva prima Giulio, di spaventare determinate persone che quando si trovano di fronte a tomi che comprendono i vari concetti di teoria di allenamento non li comprendono perché non hanno gli strumenti per comprendere e quindi non avendo le conoscenze basilari per poter approfondire determinati argomenti, molte volte che cosa fanno? Si affidano all'esperienza pratica, all'esperienza personale che hanno vissuto, considerando, come da tanti anni si usava dire, i bambini degli adulti in miniatura. Per cui se un adulto fa 10 volte un esercizio, il bambino che è più piccolo glielo facciamo fare 4 volte, 5 volte, senza considerare che il bambino ha le sue caratteristiche psicofisiologiche che devono essere assolutamente prese in considerazione e considerate tali da modulare nella fattispecie il carico di lavoro, che gli esercizi che si vanno a proporre. Abbiamo anche chiesto scusa in questo lavoro ai santoni, ai cultori delle teorie di allenamento, perché abbiamo voluto proprio semplificare, portare alla portata di tutti, cioè di coloro i quali non hanno anche mai avuto esperienza né di un libro di teorie di allenamento, di fisiologia, di anatomia, di psicopedagogia, non hanno mai avuto nulla di tutto questo, per far capire proprio a tutti l'importanza. E l'altro aspetto, e chiudo, è importante partire da un concetto base: le attività motorie in quella fascia di età che noi abbiamo preso in considerazione sono attività motorie che non vanno a specializzare per la pallavolo, per l'atletica, per la pallacanestro o per altro. In quella fascia di età noi dobbiamo sviluppare il bagaglio motorio dei ragazzi per qualsiasi disciplina. Per cui questo libro ha preso in pretesto il volley S3 come base di partenza, come spunto, ma è un'attività che può essere e deve essere svolta da tutte le discipline sportive, da tutti gli insegnanti di scuola dell'infanzia, da scuola della primaria, della scuola, anche della scuola secondaria in tanti casi, perché è importante che si possa divulgare correttamente i concetti base dell'attività motoria. A me hanno applaudito di più rispetto a Giulio, però, Io penso che l'applauso è meritato per tutti. Non è vero. Soprattutto per come... Soprattutto per come avete dettagliato questo manuale. Poi tu hai fatto un passaggio importante. Questo manuale può essere apportato anche alle altre discipline. Pasquale, tu lavori con la nazionale under 17 italiana, quali difficoltà hai trovato con queste giovani leve? Come è cambiata la pallavolo rispetto agli anni scorsi? Guarda, intanto consentimi di dire anche io la mia, perché altrimenti rischiamo di dare un messaggio sbagliato di questo libro. La verità sta nel fatto, perché nessuno dei due ha raccontato la genesi di questo libro. La genesi è nata con il fatto che noi di nuovo, forse non abbiamo mai interrotto in realtà, il Comitato regionale nell'estate del 2019
ci aveva incaricato di tenere i corsi allenatori. Ovviamente corsi allenatori intesi come corso di secondo grado, che è quello regionale, perché quello di terzo poi è nazionale, e dare un'occhiata a quello che avveniva, diciamo, nei territori, quindi i corsi allievo e primo grado che sono di competenza territoriale provinciale. Bene, noi abbiamo iniziato, il primo, ti puoi immaginare, la prima difficoltà che abbiamo incontrato è il testo istituzionale, perché c'è un testo federale del professore Marco Vencarelli che diciamo è un po' quello, la Bibbia, no? Per i vari corsi. Quello che ci preoccupava sempre è che questi ragazzi che arrivavano a questi corsi non avessero nel 90% se non di più dei casi nessuna competenza rispetto agli argomenti che noi abbiamo trattato in questo volume. E quindi in maniera così improvvida abbiamo iniziato a ragionare, ma se noi provassimo a mettere dentro un ciclostile, una dispensetta, così è nata l'idea. Poi l'idea si è sviluppata soprattutto perché sfortunatamente per noi c'è stato il periodo pandemico. Noi eravamo arrivati al momento in cui ci sono state poi le varie chiusure, il lockdown e quant'altro, eravamo arrivati praticamente a 2/3 del corso. Quell'anno eravamo andati molto spediti, avevamo utilizzato una modalità diversa di tenuta del corso e quindi eravamo arrivati soddisfattissimi quasi, diciamo, alla fine, alla conclusione del corso. Successivamente, con il lockdown, purtroppo per il professore Filomena, abbiamo dovuto cominciare a seguire le situazioni legate alla tecnica, voglio dire, dei collegamenti, ai vari Zoom, alle varie piattaforme, e da lì è nata una quotidiana, cioè quotidiana nel vero senso della parola, tutti i giorni, dalle 3 alle 4 e mezza, 5, ci confrontavamo per questa cosa. Con grande difficoltà per i mezzi del professore. E certo, soprattutto perché ad Ariano, non so se lo sapete, ma ad Ariano ci sono delle difficoltà di collegamento. No, beh, questo è bene che si sappia anche pubblicamente. C'è questa tradizione. Cioè, detto questo, detto questo, abbiamo prima dato un'occhiata a tutti i volumi di questa materia che potessero servire all'uso. E ovviamente ci siamo ritrovati ad utilizzarne uno del professore La Torre, che è il direttore tecnico nazionale di atletica leggera, che aveva una qualche finalità con questo volume. Poi piano piano ci siamo resi conto, cioè, ma forse non è proprio per la pallavolo. Da lì è nata quest'idea. È nata l'idea e poi, diciamo che la passione che ci ha sempre legato, unitamente a quello che ha detto prima Michele, cioè l'amicizia, ovviamente hanno fatto il resto. Noi siamo molto contenti di questo volume, al di là, perché rimane un segno tangibile, rimarrà per sempre, un segno tangibile di questo rapporto, di questa amicizia, anche di questa giocosità, no? Nel nostro quotidiano sentire. Ma è anche un modo per trasferire le nostre esperienze di allenatori, che sono ovviamente di diverso tipo, perché abbiamo allenato in momenti diversi, abbiamo allenato generazioni diverse e abbiamo allenato livelli diversi, tutti e tre però sempre con un'idea molto spinta sul giovanile. E adesso vengo alla tua domanda, scusami la premessa, ma dovevamo pur far sapere sto libro da dove viene fuori, insomma, non è stato... E io ero un attimo impegnato con l'intervista. Quindi, cioè, questa è la realtà dei fatti. Ora, la responsabilità che abbiamo noi in questo momento storico sulle giovani generazioni è una responsabilità, non più una responsabilità da addestratori, perché uno dei grandi problemi, secondo me, degli allenatori giovani è che comprendono, viste le difficoltà che ci sono ad allenare, comprendono l'idea, Michele lo ha ripetuto in maniera spettacolare, i bambini con dei piccoli adulti, ma i bambini come piccoli adulti si rischia semplicemente di addestrare come si addestrano dei soldati. In realtà noi abbiamo cercato e stiamo cercando anche in questi anni di guida della Nazionale Under 17 di portare avanti un discorso di tener conto di quelle che sono le peculiarità e le caratteristiche di queste ragazze giovani e di provare a dare loro la risposta migliore. Non addestrando, ma cercando di capire anche il valore dell'errore, che non è mai criminalizzato, ma anzi viene confermato essere semplicemente un momento essenziale della crescita e della formazione. E vi assicuro che questa è una parola, ma sono parole, ma a farlo concretamente non è niente facile, soprattutto per deresponsabilizzare dall'errore ripetuto quando c'è una problematica tecnica di base. Dall'altra parte siamo di fronte a generazioni
sicuramente più aperte mentalmente e meno disposte a recepire il comando. Quindi è molto più affascinante perché ti trovi di fronte dei piccoli universi in ognuna di queste ragazze, peraltro in una nazionale vi potete immaginare, si ha a che fare con gente di tutte le fasce sociali ma anche di tutte le provenienze geografiche. E quindi questa cosa è ancora il valore aggiunto, perché ovviamente bisogna sapersi rapportare con tutte, con quella che è il simbolo di una generazione, con quella che invece entra in punta di piedi perché magari farà parte di una generazione soltanto finché le sue, diciamo, le sue difficoltà fisiche, magari, che ne so, legate al fatto di non avere centimetri ragguardevoli, doti di salto particolari, ma sono delle ragazze che in certi ruoli diventano essenziali per tenere le nazionali, soprattutto quelle più giovani. Mettersi, diciamo, a disposizione di tutti, cercare poi di creare una sintesi di quelle che sono le situazioni e magari, perché no, ottenere anche qualche risultato, sono assolutamente la cosa più bella che c'è. Io prima di arrivarci alle conclusioni inviterei il professore Staviano e Felice Vecchione Piantasta. Buongiorno a tutti. Intanto sono contento per voi, perché qualcuno forse può pensare, strano al nostro mondo, che le cose nascono per caso, perché per presunzione, e invece voi avete una carriera che dura da tantissimi anni. Avete fatto i dirigenti, gli allenatori, avete formato una schiera di allenatori e la vittoria della Federazione di Pallavolo è proprio questa, aver dato scientificità alla propria organizzazione, ad essere accorta a quello che è cambiato, l'uno contro uno, il due contro due, il tre contro tre, mentre altri guardavano con sospetto queste fughe dai regolamenti. Invece la Pallavolo ha saputo cogliere questo. E quindi io sono contento anche per un altro fatto, perché questo è un libro che pone una barriera per quello che lo può fare, perché non credo che possiate occupare tutta la tematica dello sport e tutti gli sport, però con un primo a quella che la specializzazione precursa, che in questo periodo sta prendendo contraddittoriamente alla vostra pubblicazione, per quello che ho capito dalle vostre parole, è anche una battaglia contro la specializzazione delle cose, per fare in modo che, diciamo, si cresca tranquillamente, per dirlo in termine tecnico, sviluppando le capacità percettive e coordinative, cose che non si capiscono dove sono da parte di qualcuno. E quindi credo che si debba andare avanti, e chiedo agli amici, sono in gran parte amici della Pallavolo, di portare questo discorso anche nell'ambito di altre federazioni dello sport in generale, perché oggi ci sono troppe superficialità. C'è gente che prende il tesserino di tecnico con 2 giorni di corso a Rimini, un altro che fa pesistica, un altro che diventa nutrizionista dopo 3 giorni, e insomma un altro che si laurea in 1 anno, e allora non ci siamo, insomma, perché la Pallavolo ha dato un rigore, e questo non lo dico per piaggeria, perché siamo vicini di casa in sostanza da tanti anni. Oltretutto anch'io ho un passato di, non di allenatore, ma di dirigente della Pallavolo, forse prima di voi anche. Sì, appunto. E io vorrei dire che noi dobbiamo insegnare quello che definisco, e vi ripeto, quando ho fatto il concorso a cattedra, fece il tema sull'educazione fisica delle scuole elementari, stiamo parlando del 73, e pensavo che mi bocciassero, perché tanto che era qui. Noi dobbiamo insegnare la grammatica dello sport, perché tu l'hai detto, e io credo di sintetizzarlo in questo modo. Significa che poi il ragazzo, l'adolescente, il bambino può praticare tutte le attività sportive a seconda delle sue attività. E anche, io formerei anche i dirigenti, i piccoli arbitri, insomma, in sostanza creare tutto un panorama dove il mondo dello sport e la Pallavolo, ripeto, non per piaggeria, a questi strumenti, sia per i risultati di altissimo livello, sia per i risultati che ha sul territorio, essendo una delle federazioni più attive
in questo senso, e anche, cosa non da poco, mettendo a disposizione le risorse che ha, prima dal CONT e adesso dal Dipartimento dello Sport, a disposizione delle scuole. Molto spesso quei kit della pallavolo, sia pure di Farrero, ma li potevano spendere anche per altre cose, per mangiarseli, invece li hanno spesi per dare strumenti alle scuole. E quindi, ripeto, fare propaganda per questo libro, ma non è, va bene, chiudo qua. Grazie. No, volevo solo approfittare per ricordare che il 5 maggio faremo la festa regionale dell'S3 al corso Vittorio Emanuele qua di Avellino. Quindi riempiremo il corso di principale di Avellino di cambi di S3 di minivolle. Insieme all'assessore Giacobbe abbiamo pensato di fare questa festa domenica 5 maggio, quindi ovviamente le società di pallavolo sono tutte invitate, ma non solo le società di pallavolo, perché faremo in modo da trasmettere un messaggio forte proprio sull'inizio dello sport per i bambini, e quindi magari anche reclutando bambini che in quel momento non vengono lì, per stanno passeggiando con i loro genitori, e li porteremo, diciamo, all'interno di questo contesto. Quindi vi aspetto tutti il 5 maggio, ovviamente anche voi, sia ben chiaro. Grazie. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con molti di voi. Io, al di là del saluto istituzionale che voglio dare alle autorità presenti al tavolo qui degli autori e al pubblico, voglio dire una cosa all'amico Giulio. C'è un detto musulmano, se non ricordo male, che dice che le pietre si tirano all'albero più forte. Quindi ciò te l'ho inviato e ti dà Pasquale e da Ruscello, e questa è la motivazione per cui te l'hanno inviato. Detto questo, fatto questo, voglio dire che sono effettivamente orgoglioso oggi di rappresentare finalmente la federazione nella mia città che vivo, perché dopo averla rappresentata in diverse località, finalmente ho avuto l'occasione per rappresentare la federazione nella mia terra di origine, che mi ha dato appunto il là per arrivare a svolgere la mia attività. Quindi ringrazio Stefano per aver organizzato questa manifestazione, ringrazio l'assessore Giacobbe, sempre vicino alle attività sportive oltre che sociali, anche perché la nostra federazione, si parla tanto di inclusione, ma se c'è una federazione inclusiva è proprio la pallavolo, al di là delle sue attività, perché oltre a fare l'indoor, la pallavolo, come voi ben sapete, fa l'attività da spiaggia col beach volley, fa l'attività per i diversamente abili con il sitting volley, raggiungendo anche un medagliere internazionale di tutto rispetto come la nazionale seniores. Infatti, se noi siamo sul tetto del mondo ormai da quasi mezzo secolo, ci sarà un perché, perché dove c'è programmazione e continuità si arriva sempre al risultato. Vincere una volta può capitare per una serie di situazioni, però rimanere sempre sul tetto del mondo significa che c'è un lavoro alla base, e il lavoro alla base è quello che fanno tutti presenti qui in sala quotidianamente, avvicinando i bambini, aiutandoli a risolvere i problemi non solo del fisico, ma i problemi anche sociali, risolvere problemi di chi a volte è meno fortunato, e quindi questa è una cosa importantissima. E poi, per ritornare in quello che è l'aspetto primario della giornata odierna, che è quella della presentazione di questo manuale che sia di aiuto, mi è piaciuto molto quello che ha detto Pasquale Daniello, perché effettivamente è così. Questi tre amici carissimi hanno capito l'importanza di creare un indotto all'inizio dell'attività formativa, quindi hanno coperto un vuoto che effettivamente esisteva, e di questo vi ringrazio chiaramente. E poi la cosa importante è quello che sta nel titolo del libro: semplificare per diventare, per divertire, formare ed allenare, divertire. Io mi voglio fermare qua, perché l'aspetto sociale è importantissimo,
Io non voglio essere critico con nessuno, però non è possibile che noi abbiamo dovuto aspettare l'evento pandemico, ahimè, per capire l'importanza dello sport, per riscoprire il PIL nazionale che investe lo sport, il 3%. Il 3% sono aziende enormi, per cui e finalmente siamo riusciti a sostenere e a far capire ai nostri politici di mettere il comma 18 nell'articolo 36 o 37, 33, pardon, che finalmente lo sport è stato riconosciuto fondamentale sotto l'aspetto sociale, formativo e quindi inserito in Costituzione. Quindi abbiamo dovuto aspettare un evento purtroppo brutto per capire l'importanza dello sport. E quindi ritornando al titolo, divertire. La cosa importante per noi genitori, noi operatori e tutti, è vedere che i bambini devono entrare in palestra, ma ne devono uscire col sorriso sulle labbra. Quindi questa è la cosa importante, far uscire i bambini col sorriso sulle labbra, quindi divertimento, perché le insidie della società dietro l'angolo si nascondono a iosa, per cui dobbiamo stare attenti a seguirli e a curare, perché i giovani di oggi devono riuscire a coprire qualche vuoto che la nostra società passata e presente possa riuscire a superare con nuove iniziative, nuove idee e continuo miglioramento della nostra vita. Grazie. Grazie a te. Una tradizione culturale della nostra provincia, mi distacco un po' da loro due, parliamo di cose nostre. Sono anni che io sento effettivamente come elemento di lotta sportiva da parte di Giuseppe Saviano rispetto alla specializzazione precoce. Ne abbiamo parlato in tantissime occasioni, giusto, non sempre per distaccarmi da loro due e riportarmi nell'alveo culturale di Avellino. Gli anni Ottanta hanno rappresentato l'innovazione dal punto di vista della metodologia con l'avvento delle capacità coordinative codificate così come ci sono state passate e su quelle poi noi abbiamo costruito tutte le varie analisi. E noi con questo lavoro, scritto in rosso, con un rosso che non vuole essere invadente, se lo vedete, noi vogliamo fare un viaggio all'interno della metodologia dell'allenamento, analizzando i presupposti per dare quelle possibilità, quegli strumenti per non incorrere negli errori dei quali parlava Giuseppe Saviano. E nella pallavolo soprattutto, e quindi mi rivolgo al nostro mondo, noi abbiamo tutte le possibilità di non incorrere nella specializzazione precoce, perché intanto la metodologia ci aiuta attraverso i vari sistemi che possiamo utilizzare negli allenamenti, ma le discipline stesse. Voi immaginate il volley S3 come è strutturato, le varie categorie, le varie possibilità, ma anche i vari adattamenti che possiamo portare noi. Ma ciò che ci deve accompagnare nel viatico educativo, perché è un processo educativo l'allenamento, ed è un processo educativo riferito all'attività giovanile a livello pluriennale, nemmeno farlo apposta, il periodo giovanile coincide con lo sviluppo e la crescita dei ragazzi, laddove noi dobbiamo attenzionare con le metodologie più accorte. Esprimo ciò che può essere la sintesi di questo lavoro, e vado a chiudere, con il concetto di obliquità. Obliquità, cosa voglio dire? Quando io insegnavo a scuola, avevo come tema della lezione il salto in alto, i ragazzi trovavano in palestra il saltometro con la stina o la funicella obliqua. E i ragazzi venivano da me e dicevano: Rosso, ma l'asticella è storta. E dico: no, non è storta.
io mettevo un'asticella che partiva da 50 e arrivava a 1,20, 1,30, dopo aver fatto insomma, tutte le varie attività preliminari, andavamo a saltare, ogni ragazzo sceglieva dove saltare. E quindi noi dobbiamo creare queste possibilità ai ragazzi, ognuno si deve esprimere attraverso le proprie potenzialità e noi con questo lavoro vogliamo aiutare a scoprire il concetto di obliquità. Io prima di salutarci vorrei chiedere ai tre autori, avete pensato di dare dei fratelli a questo manuale oppure ci fermiamo qua? Noi veramente avevamo pensato delle sorelle. Perché dico sorelle? Perché noi poi diciamo alla fine di noi tre, chi poi è diciamo uso all'allenamento di squadre maschili è solo il professore Filomena, mentre la maggioranza, che siamo il professore Ruscello, ovviamente siamo diciamo un po' più propensi alla pallavolo femminile. No, guarda, io ci tengo a dirti questo. Questo libro ha avuto, perciò ho spiegato la genesi, così almeno. Perché qualcuno dice, qualcuno penserà sicuramente, non i presenti ovviamente, dirà ma questi, mamma mia, non solo hanno fatto i corsi allenatori per 30 anni, perché Giulio di più, ha iniziato prima di me, che sono ormai 20 anni con quest'anno, chiudo il 20° anno come referente tecnico regionale. Non solo ci hanno rotto le scatole con i corsi, non solo gli esami, quanti bocciati abbiamo fatto in questi anni, penso una percentuale abbastanza alta, ai noi. Ma poi soprattutto, ovviamente, adesso ci scrivono pure qualcosa, cioè quindi ce li dobbiamo sorbire pure. Allora, l'idea non è quella, l'idea era quella che vi ho spiegato. Qual è adesso il prossimo step? Il prossimo step sarà quello di provare a capire questo libro intanto che presa avrà. Infatti noi abbiamo grande curiosità anche di capire e di sentire. Io ho diversi allenatori che mi hanno chiesto e mi hanno chiamato per dire. Sto chiedendo dei giudizi, ma dei giudizi sinceri, non dei giudizi, come dire, di facciata, bene, bravo, bis, no? E capire effettivamente quale può essere un'esigenza, perché questo libro è la risposta a un'esigenza. C'era un vuoto nella produzione della pallavolo e questo vuoto è stato riconosciuto anche, ahimè, dal professore Mencarelli, che è quello che poi è il mio direttore tecnico allo stato attuale, ma è anche quello che ha scritto tutti i manuali di tutti i corsi allenatori che ancora oggi sono, diciamo, nelle mani degli allenatori italiani. Questa cosa l'abbiamo data per troppi anni un po' per scontata e adesso, diciamo, questo libro in piccola parte va a chiudere questa ferita che c'era, diciamo, nella parte dei libri della pallavolo, nella speranza di capire di cos'altro ci sarà necessità e ovviamente anche di capire, perché devi sapere che i due signori sono, diciamo, pressoché in pensione tutti e due. Uno lo è già, l'altro sta arrivandoci. Io non lo so, probabilmente non ci arriverò mai, però comunque alla fine ci sarà sicuramente un momento in cui ci siederemo intorno a un tavolo e magari proveremo a dare un fratello, anzi una sorella, a questo volumetto. Consentimi, scusami, di dire un grazie gigantesco, perché io, diciamo, sono fuori casa qui, perché io sono di un'altra provincia, ma come bene ha detto Stefano, parlavamo di storie di amicizia, io sono grandissimo amico di Stefano, così come sono amico di quasi tutti, ma con Stefano c'è un rapporto anche qui quotidiano di confronto, no? E poi ho allenato la figlia, anche la moglie purtroppo, e diciamo allenando la figlia ho avuto modo proprio di entrare nella famiglia Aquino proprio in maniera, ma ringrazio Stefano soprattutto per l'occasione, per l'opportunità che è stata una meraviglia e di questo ti sarò sempre riconoscente, ma anche perché oggi, consentitemi un passaggio un po' meno serioso, oggi ho scoperto che si parla di abstract, ci sono dei cassetti del professore Filomena che aperti potrebbero dare delle sorprese, non so quali scheletri, però. Ma anche della sorpresa che oltre che il rosso Ferrari, il rosso Porpora, il rosso Pompeiano esiste un rosso non invadente, questo devo dire, rosso non invadente, quindi diciamo che questa mia cultura oggi, diciamo, si allarga, si amplia sempre, grazie, scusate. Ma infatti noi siamo felici. È il motivo per cui ci siamo. Ma no, comunque veramente grazie. Il prossimo libro potrebbe essere Noi e Giulio, magari, cioè potrebbe essere proprio una. No, dai.
Vai, vai, Michele, gli stavi dicendo? No, veramente volevo ringraziare anche io tutti quanti presenti, perché effettivamente è stata una bella occasione per rincontrare tanti amici, amici anche di vecchia data, persone che hanno dato tantissimo allo sport, per cui vogliamo e ci teniamo a non fraintendere il nostro messaggio. Ecco, la cosa importante è che ci aiutiate a divulgare questo nostro lavoro per, se lo riterrete opportuno, nel far in modo che i giovani che si avvicinano al lavoro, al mestiere, alla professione di allenatori, istruttori, possano avere un inizio un po' più facilitato per quanto riguarda questo argomento. Noi ci siamo rimasti felicissimi per un motivo semplicissimo, ci tengo a dirlo, che la casa editrice non è una casa editrice locale. La casa editrice è la Calzetti e Mariucci, che è, diciamo così, il top delle case editrici per il settore sportivo. E infatti la nostra grande meraviglia, la nostra grande gioia è stata quando ci hanno comunicato che erano felicissimi di poter pubblicare il nostro lavoro. E questo veramente ci ha fatto tanto tanto piacere, ci ha inorgoglito e ci ha inorgoglito in rappresentanza del movimento pallavolistico campano. Per cui veramente grazie a tutti quanti voi, Geppino, Felice in particolare, che sono vicini da tantissimi anni, Stefano che si è avvicinato da qualche anno in particolare con la federazione. Vabbè, il professore, è inutile che ne parliamo, insomma, è una pietra miliare dello sport, però loro per quanto riguarda la pallavolo hanno dato tantissimo e ci hanno consentito, ecco, nei ringraziamenti noi abbiamo incluso anche la Federazione Italiana Pallavolo, perché ci ha permesso di poter incontrare persone che ci hanno fatto crescere veramente tanto, sia da un punto di vista umano, ma che culturalmente ci hanno fatto fare un salto di qualità notevole. Grazie anche a voi. Aspettando il momento della valutazione,
Sì, abbiamo semplificato, ma potremmo sicuramente poi argomentare in maniera più approfondita nel momento in cui il feedback sarà positivo. Devo dire che fino a questo momento la risposta è stata sicuramente soddisfacente e quindi può sicuramente invitarci a fare qualcos'altro, ma qualcos'altro lo faremo non per, diciamo, rinnovare la traccia, ma perché veramente ci sta qualche interesse dentro di noi, è rimasto qualcosa di inevaso. Abbiamo necessità di completarlo, quindi vi diamo un arrivederci. Grazie della presenza. Grazie a tutti, mi raccomando, acquistate il libro, leggetelo perché è veramente interessante. Buona giornata. Grazie.